Vietri sul Mare è la porta per poi andare in Costa d'Amalfi. Penso che lì l'ambiente sia una delle priorità, no? E come vi state muovendo? Si parla tanto di differenziata. Non è semplice riuscire a gestire la situazione dei rifiuti in un contesto come quello attuale, dove non tutti purtroppo sono sensibilizzati verso questo tipo di tematiche. In ogni caso il Comune di Vietri sul Mare cerca di muoversi nel modo più organizzato possibile. Non sempre si riesce ad ottimizzare e a rendere efficiente la gestione dei rifiuti, ma forse siamo l'unico comune in Campania che gestisce i rifiuti, quindi la risorsa ambiente, con propri dipendenti, con propri operai. Paradossalmente questo però può costituire anche un problema, perché non è semplice gestire operai che hanno un'età media molto alta e che non sempre riescono a garantire il massimo dei servizi. Ecco perché la strada che io ho auspicato anche in una recente riunione fatta in Costiera Amalfitana insieme con gli altri sindaci è della gestione associata del servizio. Associata con comuni sempre della costiera? Con i comuni limitrofi, con i comuni della costiera e possibilmente anche agganciandoci a comuni più grandi che abbiamo vicino, quindi Salerno, Cava. Non siamo in grado, non possiamo realizzare degli impianti, o meglio è molto difficile la realizzazione di impianti di isole ecologiche, di aree comunali di raccolta, e quindi dobbiamo per forza di cose gestire in modo associato i servizi e rivolgerci a quei comuni che già sono dotati di tali tipi di impianto.